E benvenuti su questo nuovo episodio di Vari Terzi. Io sono Lime Limit e cominciamo subito con Freddy. Che non mi ricordo essenzialmente cosa abbiamo fatto l'altro giorno. Fantastico, sono un grande. Mi domando il perché. Allora, cosa dobbiamo fare? Sicuramente c'è una guerra. Cose che nessuno sa. Ok. Che devo fare? Oh, ci devo mettere una mina, mi sa. Dove la prendo la mina? Aspetta un attimo, lo sapevo. Potevo distruggerlo. Andiamo, il nostro. La madosca. Ci penso io. Mamma mia. Ok. Ci ha detto un sacco fortuna. Dai video mi ero reso conto che ci davano il segnale attraverso. Sì, eccolo, eccolo. C'è una miseria, non devono morire, non devono morire, cacchio. Dai, dai, in salita, in salita. Mi sto cagando sotto. Dai che l'ho preso, vaffan bene, non mi ammazzerei più gli altri. Basta. Una cosa semplice, semplice. Mezzo al fango, yeah, quanto mi diverte a sparare. E mori. È già tanto che riescono a stare. Guarda, c'è l'acqua in mezzo al petto. Mi domando come fanno quei fucili. Oh, santissimo. Oh mio Dio, è fighissimo, raga. Aspetta, buono. Buono, dannate, dannate. Non ci prova, non ci prova. Babo, babo. Perfetto. Vediamo un attimo che cosa. Set per la touche. Tanto siamo rimasti in 4, ne è morto soltanto uno. Perfetto. Dico. Sì, fantastico. Cazzo, no. Ok, più di qua non si può andare. Perfetto, scendiamo giù. Oggi è tutto un perfetto. Sono bastardo. Mi sa che sono morto. Ah no, dobbiamo scappare in poche ore. Questo ci vede. Ah, meno male, ok. Dovevo fare questo. Ah, balordo, dove sei andato? Intanto andiamo qua. Madonna, la roba che c'era. Era inevitabile non morire. Cioè, più o meno. Puoi salire? Che problemi c'hai? Vediamo un attimo che succede. Ok, dobbiamo spingerla, forse. Spingi, 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 spingi. Ok, andiamo tutto con calma. Raga, prima che io mi accendi devo fare molte molte ore di gioco. Ma vai a salire per l'amor del cielo. Ah, c'entro pure così. Guarda un po' che te lancio. Pataponza. Otakatan. Grande Freddy. Grande, adesso puoi scendere come tutti i mortali. Io mi prendo questo. Cosa succede se la lancio qua? Non posso? Qui. Raga, faccio un bordello. Io me ne vado, io me vado. Non ci credo. Devo ripetere tutto. No, raga, mi odierete la morte voi. No, no, abbiamo. Ok. Non pensavo che lo facessero, quindi dobbiamo pure stare attenti a non sbagliare posizione. Va bene, che idiota. Mi sento proprio un idiota. Prendiamoci questo. Spingiamo. Sto ancora lì, te me la figura di merda. Santo cielo. Oddio, ok. Si possono fare certe cose. Ok, questo era inevitabile. Okay, lanciaglielo, va. Dai, andiamosene. Dai. Spacabacanza, Katan. Giù.
Solo che dentro sta miniera di bombe mi fanno venire voglia di... Che ne so, devi N1 e lanciarla. Ah, adesso funziona. Adesso funge. Il mio battaglione mi sta aspettando. Ok. Devo rimontare sopra? Nope. Che devo fa? Ok, sì, dovevo rimontare sopra. E dai, eh. Oh. Ah, va bene, così si distrugge. Ma non a cannonate, anticannone. Vabbè, ci sta, ci può pure stare. Aeroplano. No! Ah, t'ho preso per il rotto della cuffia. No, non fare il bastardo con me. No, fare la carogna. Che cacchio. Non fate la carogna. Oddio. Ok, ok, tutto regolare. E va bene, altro. Quanti cavoli ce ne stanno? Mi darete mai pace? E vabbè, zio. Sì, ciao. Un altro? Quasi paura. Sono andato da solo? Ah, la battaglia tra Von Torf e Freddy. Bene, ma non ho già messo a posto tutto. Anche a lui. Battaglia finale. Regà, io non so che fa. Ma stanno a scherzare. Ma che... Oh, Freddy. No, ma come... Giù. Ah, ok, con le freccette. Il dio, che battaglia. Reattività proprio, eh. Magname vivo. Dai, Freddy, Freddy. Freddy, colpo di grazia. Grande, Freddy. Ok, qualcuno mi sta vedendo. Chi? Chi mi sta osservando? Perso pure un dente. Ragazzi, sai quanto può valere quel dente? Dopo passi falsi e troppe battaglie perdute, il barone Von Dorf fu degradato e dislocato lontano dal fronte. Che pezzo. Per lui, un destino peggiore della morte. Sì, decisamente. Rompeva un po' troppo il cacchio. 18 gennaio 1917. Si avviciniamo alla fine. Emil, costretto a letto, implorò Anna di recarsi a Saint-Mihiel da sua figlia per darle la triste notizia della morte di Carl. Uh-huh. Anna partì immediatamente. Oh, mai, eh. Adesso i treni non sono puntuali col cacchio. Ragazzi, per questa puntata è tutto. Spero che la battaglia con Von Torf vi abbia entusiasmato. Noi ci vediamo poi nel prossimo episodio. E... bye bye.